Buongiorno a tutti cari amici del Dallas Club, e cosa dire di questo fine settimana, di questa settimana che ci ha accompagnato attraverso le coppe, attraverso l'Europa League, la Champions League. Insomma, come avrete visto nell'altro pezzo di video, c'è il nostro terzo membro che purtroppo è sempre stato un po', diciamo, fuori dal format pronostici e quant'altro, benché sia un grande appassionato, però questa settimana ha deciso di partecipare insieme a noi e probabilmente vi farà vedere anche le sue vincite in seguito. Quindi niente che dire, siamo riusciti a portare a casa un bel bottino, quindi ringraziamo ulteriormente la mia squadra che è il Milan ieri sera, benché ci ha fatto diventare i capelli tutti bianchi, benché ci abbia fatto sputare sangue. Siamo arrivati alla vincita anche di quella singola, che per chi non l'avesse capito era l'X2 del Milan, bancato a 1,66. Io l'ho giocato martedì perché insomma vedevo che stava oltretutto, non avevo idea, con l'unico mio dubbio era se la tendenza sarebbe stata quella a salire o a scendere, però vedevo che comunque tendeva a salire, l'ho bloccato a 1,66 e è entrata. In più, che dire, è stata chiusa la doppia X2 in Napoli Paris Saint-Germain, quindi altra buonissima quota 1,44, che benché il Napoli ci abbia fatto anche lì disperare per 20 minuti, soprattutto all'inizio del secondo tempo, con tanti palloni calciati verso la porta di Buffon, io non ho mai visto un Napoli così incarognito, così arrabbiato con il nemico, con la squadra avversaria, sul nemico è eccessivo. Comunque anche lì è uscito l'X2 e poi ho fatto un'altra doppia, consigliata, che è appunto Inter Barcellona gol e anche quella appunto dell'altra sera che era Juventus Manchester United gol. Quindi mi hanno fatto un po' ridere seriamente le persone che hanno detto: se si giocava il 2 del Manchester, adesso scusate, questo è il classico detto che lo troviamo anche su Bet365, cioè non dire te l'avevo detto, lo puoi dire solo se tu l'hai giocato, perché te l'avevo detto non ha senso. E oltretutto un Manchester United a 6 in casa di una Juve che non perde in casa da tipo 2 anni, ditemi voi che senso avrebbe avuto. Però una Juve che non ha ancora preso gol in Champions, quello sì, è una Juve che non fa gol. Dai, no. Quindi queste sono state un po' le bombe della settimana, poi c'è stato qualche altro multiplo, qualche altro sistema. Adesso io qui non ho i foglietti di carta perché come vedete sono in macchina e sto per andare a lavorare. Comunque, questo è, spero che ve le facciano vedere i miei colleghi dopo. Detto questo, chiudo e vi do un consiglio per stasera, dato che voi direte, cazzo, va bene, dici queste cose, però noi non ci consigli un cazzo. Allora, dato che abbiamo fatto tanti video pronostici, sono andati abbastanza bene, però abbiamo visto che un grossissimo seguito non c'è stato, ci siamo preso un periodo sabbatico, nel senso, almeno dal canale. E detto questo, adesso è andata via anche la luce, attacchiamo tutte le luci, finalmente. E quindi niente, adesso ripartiamo anche per coloro che ci stavano seguendo. Ripartiamo a bomba. Singola del venerdì, ovvero oggi, Frosinone Fiorentina. Vi do il 2, quindi attenzione, giocate sempre con moderazione, secondo diciamo proporzionalmente a quelli che sono le vostre entrate, quelli che sono i vostri guadagni, però questa è una buona singola. Come speciale vi proporrei il gol di Chiesa, in alternativa Simeone, che è un po' che non segna, quindi ho questi due e comunque il 2 della Fiorentina. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e continuate a seguirvi dalla Scrab perché speriamo che possa valerne la pena per noi e per voi. Ciao ragazzi! Ragazzi, buongiorno a tutti da First Voice, membro del Dallas Club. Volevo in primis ringraziare Simone e Drax, gli altri due membri del Dallas Club, per avermi consigliato diversi pronostici e aver vinto la bellezza di 130-140 euro puliti netti. In circa 5 giorni, da domenica a ieri sera, che era giovedì. Quindi veramente una settimana proficua, redditizia, che spero si possa concludere con ulteriori guadagni, con la dodicesima giornata che si giocherà questo sabato e questa domenica, anzi a partire già da stasera con Frosinone Fiorentina. Come diceva il grande, indimenticabile Martin Luther King,
I have a dream, cioè io ho un sogno. E il mio sogno, arrivati a questo punto, è quello di continuare a sperare, di continuare a vincere ulteriori somme, ulteriori schedine insieme al Dallas Club. Quindi vi ringrazio tutti quanti. E mi raccomando, seguiteci sul nostro canale Dallas Club per consigli e per gli eventuali pronostici delle prossime partite. Ciao a tutti da First Voice. Ciao ragazzi. Ciao, un saluto da Drax del Dallas Club, ben ritrovati sul nostro canale. Hanno già detto tutto sia Simone che Fausto. Cosa aggiungere? È stata una settimana decisamente proficua e adesso vi faccio vedere innanzitutto un paio di schedine che ho vinto io nella giornata di ieri sera. Potete vedere qui a sinistra la vittoria del Siviglia, sofferta più del previsto, 3-2 in 10 uomini, vinta all'88esimo. E poi ovviamente l'immancabile X2 del Milan su consiglio di Simone, che da milanista mi ha detto giocati l'X2 perché questo entra. €50 vincita 104, un bel raddoppio. Raddoppio anche qua, in questo poker di partite, questa è mia, tutta farina del mio sacco, diciamo così, con 1X della Dinamo Kiev, volevo giocare l'1 fisso e l'ho fatto giocare a Fausto, è andata bene. E poi c'era l'X2 del Villarreal 0-0, 1X della Lazio, a Fausto ho fatto giocare l'1 più gol, e poi l'1 della Dinamo Zagabria contro lo Spartak Trnava, che è una squadra rognosa che ogni volta mi mette in difficoltà, sin dalle qualificazioni per le coppe europee. Quindi parliamo già da luglio che vanno avanti con questa squadra. Mi ha fatto perdere un paio di schedine, ma finalmente la Dinamo Zagabria si conferma che ogni volta che l'ho giocata quest'anno l'ho vinta. Per questa settimana, adesso venerdì, c'è una bella partita da giocare in singola che, come ha già detto Dottor Fox, cioè Simone, è il 2 della Fiorentina a Frosinone. Un'ottima quota, 1,75 circa, anche secondo me potrebbe segnare Simeone. Tuttavia, prevedo una partita da risultato che potrebbe variare dal 3-1 al 2-0. Comunque, secondo me, il secondo o il terzo gol della Fiorentina potrebbe realizzarlo un difensore. Quindi potrei tentare, e vi consiglio anche a voi di fare, di mettere come marcatore, non so, un German Pezzella oppure un Milenkovic, un Biraghi, perché potrebbe uscire, se non un Vitor Hugo addirittura. E poi, per questa settimana, c'è una bella doppia, secondo me, da legare, che è il 2 del Napoli a Genova col Genoa e l'1 fisso del Torino contro il Parma. Il Parma che è in fase decisamente calante, mentre il Torino è in forte ascesa, quindi è da giocare. Una partita azzardata, una quota veramente che fa venire l'acquolina in bocca ai più seri scommettitori, come me, è il pareggio in Spal Cagliari. Infatti, il Cagliari sicuramente è favorito in questa partita, è sicuramente più forte della Spal. La Spal è una squadra però che solitamente fa o belle partite o partite imbarazzanti. Infatti, poi si è visto perché ha fatto solo vittorie o sconfitte, mai un pareggio. Non sarà contro il Cagliari il momento giusto per arrivare al pareggio? Secondo me sì, poi magari potrebbe anche aiutarci la nebbia. Una bella partita da 0-0 e tutti a casa con un punticino. E gli scommettitori con il triplo della posta puntata. Quindi dateci un'occhiata, magari azzardate. In serata di domenica, credo, o sabato domenica, non mi ricordo, sarò sincero, c'è la partita Milan-Juventus. Ecco, lì giocatevi il gol. Continuiamo sulla statistica del gol perché sono due squadre che prendono sempre gol. Altra partita da gol potrebbe essere Sassuolo-Lazio. E per il resto, c'è anche in Serie A una partita come Empoli contro Udinese, anche lì potrebbe uscire il pareggione, comunque tendo più io a giocare l'1x, mentre a giocare l'x2 in Chievo-Bologna, anche lì potrebbe uscire un altro pareggio. Molti pareggi, molti no goal probabilmente questa settimana. Detto questo, io vi saluto e ci sentiamo in un prossimo video. Qui dal Dallas Club è tutto, buon proseguimento.